Il Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge regionale per sostenere finanziariamente il sistema sanitario nazionale a partire dal 2023. La proposta di legge prevede un incremento annuale del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard fino al raggiungimento del 7,5% del prodotto interno lordo nominale entro il 2027. La proposta è stata approvata con i voti favorevoli del PD, di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle, mentre Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno votato contro. I firmatari sottolineano che l'Italia ha un alto indice di vecchiaia, il che comporta una riduzione della popolazione attiva e un aumento delle spese sociali, previdenziali, assistenziali e sanitarie. Noi abbiamo voluto presentare questa proposta di legge per mandare un messaggio chiaro alle cittadine e ai cittadini. Noi abbiamo bisogno di più sanità pubblica. Per avere bisogno di più sanità pubblica è necessario che il governo finanzi maggiormente le regioni. Certo, noi possiamo migliorare il governo della sanità regionale, ma oggi con questa proposta di legge chiediamo che almeno il 7,5% del prodotto interno lordo sia destinato al Fondo Sanitario Nazionale. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi con queste risorse in più possiamo lavorare per migliorare i servizi, ridurre le liste d'attesa, possiamo lavorare per offrire una sanità di prossimità migliore, insomma, possiamo offrire ai cittadini un servizio sanitario migliore, possiamo costruire le condizioni per cui il diritto alla salute sia uguale dal più piccolo borgo della regione fino al comune capoluogo. Inoltre in questa proposta, in questa legge che mandiamo al Parlamento, noi chiediamo di finanziare di più, di mettere più risorse per sostenere il personale sanitario. Noi abbiamo bisogno di più personale sanitario e abbiamo bisogno anche che le retribuzioni siano migliori rispetto a quelle odierne. Insomma, è una legge di civiltà, è stata approvata già in altre regioni, tra cui il Piemonte, che è a guida del centrodestra. Ci auguriamo che il Parlamento, fatte proprie queste proposte di leggi, le incardini e ci consenta di poter avere una discussione a livello nazionale e di dare quelle risposte che i cittadini che vogliono più sanità pubblica ci chiedono da tempo. Questa proposta di legge si dice che il sistema sanitario pubblico in Toscana, ma in Italia in generale, è in pericolo e servono due misure urgenti. Una che riguarda la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, cioè quanti soldi lo Stato mette a disposizione delle regioni per strutturare il servizio sanitario. Quello italiano dal 2010 è sottofinanziato e ora siamo arrivati a un livello di non sostenibilità dei sistemi sanitari. Chiediamo di essere almeno in linea con la media europea, non con la Francia, con la Germania, la Germania ha un fondo che è doppio di quello italiano, ma almeno in media con quello europeo bisogna arrivarci, se no c'è un tema di sostenibilità. E l'altro elemento è quello del personale. Già noi abbiamo difficoltà a trovare personale sanitario, medici e infermieri che lavorino nei sistemi sanitari pubblici. Ma anche quando li troviamo, oggi abbiamo una norma che, se abbiamo trovato il professionista e ci sono i soldi in bilancio per assumerlo, ci impedisce di assumerli perché non possiamo spendere più di quanto spendevamo nel 2004, 20 anni fa, ridotto l'1,4%. Una norma assurda che è contro i sistemi pubblici, contro la Toscana in particolare, che ricordo ha il più alto tasso di medici dipendenti pubblici rispetto alla popolazione. Siamo la prima regione per medici e siamo la quarta regione per infermieri dipendenti pubblici. Questo vuol dire che nelle altre regioni c'è molto privato e quindi questa norma colpisce ovviamente prima di tutto le regioni che hanno sistemi pubblici molto forti e sviluppati. Veramente contrapposti, una visione completamente diversa, anche partendo dalle premesse, perché in fin dei conti più soldi in sanità, ma anche più addetti ai lavori sarebbe sempre auspicabile, ma è importante capire queste risorse come vengono spese, quindi una programmazione, un'appropriatezza della spesa è fondamentale, perché se no diventa un pozzo senza fondo, cioè più soldi dai e più le spendi senza un criterio. Conseguentemente, anche soltanto valutando ciò che è stato,
con speranza nel triennio 2023-2025 avevamo un 0,6 in meno di tendenziale, nel 2024-2026 con Schillaci, quindi il governo attuale, avremo uno 0,6 in più. Questo a titoli, diciamo, reali. Poi si può parlare di tutto e del contrario di tutto, ma imporre un 7,5% rispetto al PIL è assolutamente aleatorio, perché comunque sia il 7,5% del PIL, di quale PIL? Perché se era il 7%? Perché economicamente eravamo andati totalmente in basso, quindi ovviamente con un PIL basso, un investimento a parità di spese di investimento, era aumentata la percentuale. Quindi è un qualche cosa che non ha senso. E poi una proposta di legge deve essere assolutamente, avere un corrispettivo come vengono coperti quei soldi. E parlare della lotta all'evasione è il sesso degli angeli, cioè, nel senso, è vero, però quanto è la cifra reale che riusciamo a recuperare dalla lotta all'evasione? Per cui ci vogliono cifre concrete. Non sono credibili, perché soltanto nel giugno del 2022 il PD ha approvato una proposta di risoluzione, un documento di 994 pagine, dove non c'è mai fatto alcun riferimento ad agganciare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL. È evidente questa proposta di legge che mandano alla Camera e al Senato, è una proposta di legge strumentale che ha l'unico scopo di attaccare il governo. Il governo è il governo che ha messo più soldi nella sanità pubblica, 136 miliardi di euro. Quando governava il PD ce ne venivano messi 120 miliardi, il governo che per primo dopo tanti anni aumenta gli stipendi di medici e infermieri, evidentemente è una proposta strumentale, demagogica, populista, che noi non possiamo che respingere. Ma Italia Viva con forza ha chiesto che sulla sanità venissero impiegate le risorse del MES sanitario. Oggi a me verrebbe da chiedere perché nei mesi scorsi non si è voluto richiedere l'utilizzo di queste risorse. Avremmo potuto riutilizzare, oggi avremmo a disposizione 40 miliardi in più da poter gestire sulla sanità. È evidente che non lo si è voluto fare. Tel Aviv con forza si è battuta anche in questo Consiglio regionale per far capire che servivano quelle risorse, servivano per il personale, serviva per migliorare la qualità del livello dei servizi sociali e assistenziali. Detto questo, noi abbiamo fatto riconoscere questo aspetto nel testo di legge, ovviamente lo votiamo, siamo consapevoli, siamo maturi per dire che è evidente che servono maggiori risorse, ma siamo anche responsabili nel dire che forse vanno spese meglio, vanno riorganizzate, bisogna fare delle scelte, bisogna avere il coraggio, dopo quello che abbiamo fatto nel 2015, magari da qui al 2025, di pensare che a distanza di 10 anni serve una nuova riforma sanitaria per riorganizzare meglio il territorio, spendere ancora meglio le risorse, organizzare ed erogare migliori servizi in termini qualitativi e in termini soprattutto assistenziali rispetto ai cittadini toscani. Sicuramente investire maggiori risorse nella sanità è fondamentale. Ricordiamo dei dati che sono stati diffusi da Gimbe al riguardo. Negli ultimi 10 anni, dal 2009 al 2019, la sanità ha visto tagli in Italia per 37 miliardi di euro, tra tagli di finanziamenti e programmi che non sono stati mantenuti sugli investimenti. Quindi significa che ci sono delle gravi responsabilità per chi ha governato in questi anni, e le stesse responsabilità le hanno anche quelle forze che oggi presentano questa proposta di legge, che è sicuramente accoglibile, alla quale abbiamo votato a favore, ma che deve essere poi corredata anche poi da un approccio a livello nazionale migliore, che è quello della proposta di legge, del disegno di legno sulla appropriatezza della spesa e sull'utilità anche della ricerca sanitaria e sul fatto che debba essere e pubblica, che stiamo facendo a livello nazionale come Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che sotto il 6,5% la sanità viene definita come povera. Presentato al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, il libro Nel segno di Erode, diritti dei minori o diritti minori di Marina Pratici. Il libro racconta la storia vera di una bambina, ex prostituta di Bangkok, e di un bambino soldato, figli adottivi a distanza della scrittrice che ha incontrato nei luoghi dell'orrore. Nel volume l'autrice analizza la situazione dei diritti dei minori e condivide la propria esperienza a contatto diretto con i drammi dell'infanzia durante i suoi viaggi in Thailandia,
Cambogia e Sudan, offrendo un'analisi dei tanti fenomeni di adultizzazione forzata, vittimizzazione e sfruttamento sessuale minorile. Si parla molto opportunamente, meritatamente, di violenza di genere in primis, ed è il caso di parlarne, ma soprattutto di arrivare poi ad azioni concrete, parlo anche dal punto di vista della normativa. Ma la violenza di genere nasce poi da come nell'infanzia, nell'adolescenza, siamo abituati a considerare noi stessi quali soggetti, portatori di diritti. Io vado spesso per la mia professione, ma anche perché vengo in data nelle scuole. Se io chiedo magari a un liceo classico, un liceo insomma, quindi a ragazzi già adulti, quasi maggiorenni negli ultimi anni, chiedo: chi di voi conosce la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza? Io ho quasi certezza totale di non avere nemmeno una risposta positiva. Questo perché? Perché c'è una grande ignoranza in senso etimologico, non conoscenza dei diritti. Di contro mi sento dire spesso, troppo spesso, questo è chiaramente un grande dolore, un forte senso di frustrazione e di fallimento generazionale, parlo della mia generazione in toto, da ragazzine giovanissime. Ma è normale se lui mi dice così? Parlo di offese pesanti, di oltraggi, di offese massimamente sessiste, oppure è normale se lui mi tocca, se lui fa questo? Non è normale. Ma se noi non diciamo non è normale a una quattordicenne, a una quindicenne, a una sedicenne, noi prepariamo un terreno fertile, creiamo l'humus per la violenza di genere un domani. Quelli sono i famosi eventi spia, delitti spia di cui tanto si parla, che poi magari in escalation nel temporale vanno poi a riesprimersi in quello che è l'atto ultimo, gravissimo, senza ritorno, ferale, che è il femminicidio. Ecco dunque l'importanza di fare una cultura dei diritti umani già in giovanissima età. Un adolescente ha il dovere, l'adolescente è già soggetto portatore dei diritti. La nostra Costituzione, rimanendo nel campo nostro, nel diorama normativo italiano, Costituzione, dato costituzionale, è il documento principe del nostro Stato, si parla chiaramente di cittadini portatori di diritti. La Costituzione non differisce, non fa dei distinguo fra l'adulto e il minore, fra l'uomo e la donna. Tutti i cittadini italiani sono portatori di diritti. Costituzione, peraltro, nata in vivezza e in sostanza proprio nell'anno della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Intanto permettetemi di ringraziare il Presidente Bugliani per aver voluto qui la presentazione di Marina Pratici, di un libro che ci pone una domanda forte: diritto dei minori o diritti minori? Penso che noi ci siamo posti sempre un obiettivo da quando è iniziata questa legislatura: dare più voce a chi ha meno voce, costruire le condizioni perché tutti possano avere gli stessi diritti, non solo nei comuni più grandi ma anche in quelli più piccoli, non solo in Toscana ma nel resto del mondo. E questa storia, che è una storia vera, tratta da fatti reali di una bimba ex baby prostituta e di un bimbo soldato, ci portano a doverci chiedere se davvero la Convenzione dell'ONU del 1989 è stata applicata fino in fondo. Il compito di un'istituzione è quello di farsi queste domande e di costruire le condizioni perché queste risposte arrivino. Noi abbiamo un garante, il garante dell'infanzia, che ha il compito proprio di seguire tutte le vicende che riguardano i bimbi della nostra regione per garantire a tutti gli stessi diritti. E aver portato oggi questo libro qui ci pone ancora più attenzione su un tema importante, che è un tema che riguarda la nostra terra ma che in tante parti del mondo è ancora più forte qui da noi. Un libro importante che nasce da un'esperienza di condivisione, quello che Marina Pratici presenta oggi in Consiglio regionale, un testo che riesce a parlare del tema dei diritti anche in senso ampio, lo ricostruisce nella sua evoluzione storica fino ad arrivare ai giorni nostri, anche alle problematiche collegate all'emergenza di nuovi diritti nella società contemporanea, per poi focalizzarsi
su un tema così forte e delicato come quello della tutela dei minori, vissuta in tutte le sue sfaccettature, poiché la tutela dei minori passa attraverso non soltanto la denuncia delle compromissioni dei diritti che sono sotto gli occhi di tutti e che animano anche le cronache quotidiane, ma anche attraverso un'analisi più approfondita del minore, della sua psiche, della possibilità di andare ad incidere in questa sfera così delicata della vita di ogni persona in maniera più forte, con crescenti prevaricazioni. Un testo quindi che dà l'occasione anche di riflettere e che può essere uno strumento molto utile anche per il progresso della nostra civiltà. Allora, è un libro che si può dividere in due parti. La prima parte, che è un racconto di tutte le normative che esistono, perché le normative esistono anche se sono quasi sempre disattese, troppo spesso disattese. La seconda parte è una galleria degli orrori, perché ci racconta tutto quello che viene fatto contro i minori, la violenza e la negazione e conseguenza dei diritti. È molto breve e questo, a mio parere, è una scelta felice, perché al di là di dire quello che si deve dire non c'era altro, perché è inutile commentare il turismo sessuale, insomma, si capisce da soli, o le mutilazioni che fanno alle ragazzine, eccetera. Sono tutte cose che si conoscono, ma questo evidentemente non è sufficiente per far nascere una coscienza. Qui da noi la situazione è ancora difficoltosa, ma insomma in altri paesi del mondo purtroppo siamo veramente all'anno zero o giù di lì. Quindi è bene che di queste cose si parli, è bene che un libro come questo venga adottato e venga diffuso. Torna Arezzo Città del Natale, rassegna di eventi che dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 animeranno il centro storico di Arezzo nei fine settimana. Anche quest'anno sono tante le attrazioni che renderanno l'attesa del Natale e l'inizio del nuovo anno ancor più speciali, dal suggestivo percorso di installazioni luminose al mercato tirolese. Tra le novità di questa edizione, il Parco delle Meraviglie, nella grande area verde il Prato, che ospiterà mercatini tipici, il planetario e la ruota panoramica. Sarà anche realizzata un'installazione luminosa tra le più grandi d'Italia. Oltre 640.000 LED illumineranno ben 8.000 metri quadrati del giardino storico, offrendo emozionanti giochi di luce. Da non perdere anche la mostra Mercato Artigiani di Natale, la casa di Babbo Natale, con laboratori per i più piccoli e il Brick House Art, tre piani espositivi con laboratori e riproduzioni dei monumenti e opere d'arte realizzati con 3 milioni di mattoncini di Lego. È una festa per la Toscana, per le bambine e i bambini, ma non solo, è un modo in cui tornano a risplendere le luci, le gioie, le emozioni, è un modo per attirare turisti, per costruire le condizioni perché una città stupenda come Arezzo lo sia ancora di più. Un grazie a chi ogni giorno si adopera per la buona riuscita dell'iniziativa, un grazie ai commercianti che lavorano assiduamente per aiutare a rendere più bella la città, all'amministrazione comunale. Un evento di questa grandezza e di questa durata richiede un lavoro comune, un lavoro condiviso, e sono certo, così come è stato anche negli altri anni, subito dopo la ripartenza della pandemia, che Arezzo sarà ancora più piena e più bella in quei giorni. Una grande festa per i cittadini di Arezzo, per tutta la Toscana. Allora, per l'ottavo anno riparte questa manifestazione, anzi questa rassegna, che dal 2015 allieta il periodo natalizio della città di Arezzo. Era un periodo in cui non avevamo flussi turistici e fu giustamente pensato e ideata questo tipo di manifestazione che ci sta portando tante soddisfazioni, tanti turisti in tutte le edizioni post-Covid, le edizioni in cui ovviamente abbiamo limitato la rassegna delle installazioni luminose. Siamo ripartiti e siamo ripartiti con un successo sempre crescente. Questo ci dà ovviamente soddisfazione, perché non era una cosa semplice, e dal 2021 ad oggi diciamo che i risultati sono sempre stati in crescendo. Ci auguriamo, dovendo alzare ovviamente l'asticella per qualità e per tipologia di servizi, che il 2023 possa essere
sulla stessa linea di quelli che sono stati gli anni precedenti. La straordinarietà di questo pacchetto di iniziative per il Natale 2023 ad Arezzo sta nel fatto intanto che il mercatino tirolese consolida una vocazione di Arezzo fino a 8 anni fa sconosciuta come attrazione negli eventi natalizi. E il mercatino sarà prorogato, non finirà col Natale, ma sarà prorogato fino a tutto il 1 gennaio 2024. E poi soprattutto il fatto che questo pacchetto di iniziative, dicevo, consolida il richiamo di Arezzo, chi in particolare dal meridione vuole andare a visitare i mercatini tradizionali di Natale non ha bisogno di andare fino in Trentino, ma fermandosi ad Arezzo trova un'espressione validissima di questa esperienza. Anche quest'anno si svolge presso la sala stampa del Consiglio regionale la presentazione di questa rassegna che ormai è diventata storica, possiamo dire così, perché siamo arrivati all'ottavo anno e ogni anno vi è stato un aumento sia dei visitatori sia della qualità. Arezzo ha scelto di puntare la propria immagine come città del Natale. Lasciatemi dire che ci sono anche delle esigenze e delle motivazioni storiche che stanno alla base di tutto questo. L'identità cristiana della nostra Arezzo è sotto gli occhi di tutti. E in quella piazza grande costeggia anche la Pieve di Santa Maria, dove, guardate, si può trovare una delle prime iscrizioni al mondo, presepio. È una cosa incredibile che tutti possono ammirare ed è un collegamento che giustifica come si sia fatto bene a puntare sotto questa dimensione, non solo per motivi commerciali turistici, ma anche per dare un senso alla nostra Arezzo in questo periodo dell'anno. Beh, allora, la Fortezza delle Meraviglie è un vero e proprio villaggio di Natale realizzato in uno dei posti più affascinanti della città, che è la Fortezza Medicea. Noi abbiamo voluto fare un allestimento che coinvolga un po' tutta la famiglia, quindi dai classici presepe ad altezza naturale al villaggio Lemax, villaggio di Natale in miniatura tra i più grandi della Toscana, Polo Nord, eccetera, spettacoli itineranti. La novità di quest'anno fondamentalmente sarà che la Fortezza delle Meraviglie porta un po' di cultura all'interno della città del Natale, e questo attraverso una mostra d'arte che verrà realizzata nei 5 rifugi presenti in fortezza di 5 artisti famosi italiani, e in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Arezzo abbiamo realizzato un video che verrà proiettato in una location della fortezza che racconta, che mostra fondamentalmente tutti i ritrovamenti archeologici fatti nei 9 siti archeologici presenti in fortezza. Ormai un appuntamento davvero importante per la vitalità che riesce a portare, ovviamente nell'occasione delle feste, il tema più generale di Arezzo, città del Natale. Ovviamente i mercatini tirolesi sono una grandissima attrattiva che la Camera comunque rispetto a tutte le iniziative sponsorizza o comunque sostiene in modo significativo anche economicamente, perché diventa davvero, nei numeri che abbiamo visto anche l'anno scorso, un grandissimo attrattivo. Immaginiamo gli oltre 800 strutture ricettive, gli oltre 2800 anche esercizi commerciali che vivono di numeri che stanno crescendo, addirittura che generano treni speciali, oltre che dei flussi che sono ormai entrano insomma, a pieno titolo anche in quella che per noi la stagione turistica annuale comincia a sfiorare anche 48-49 milioni di presenze a livello toscano. Quindi una occasione importantissima che per oltre un mese farà vivere, come ha fatto l'anno scorso, insomma, la città e i dintorni di una rinnovata vitalità, di una ovviamente rinnovata economia.